quarta giornata di interrogatori al processo Marlane presso il Tribunale di Paola. C'era attesa oggi per la presenza in aula tra i testi della professoressa Rosanna De Rosa del Dipartimento Terra dell'Unical, ma soprattutto perché consulente nominato dalla Procura a svolgere degli accertamenti all'interno dei terreni della Marlane, accertamenti che sono stati svolti nel 2006, nel 2007 e che hanno prodotto una relazione che è stata integralmente confermata dalla dottoressa De Rosa e che è stata anche acquisita agli atti del processo proprio questa mattina. La relazione, lo ricordiamo, per i campionamenti, i carotaggi e le analisi piezometriche svolte all'interno dei terreni della Marlane hanno rinvenuto delle sostanze definite come inquinanti e sostanze messe in relazione con i processi produttivi della Marlane. In buona sostanza viene avanzata l'ipotesi che queste sostanze si trovino nei terreni della Marlane perché interrati, e questo secondo anche alcune testimonianze di ex operai. Questo è il dato principale della seduta di questa mattina al Tribunale di Paola. La difesa, nelle sue domande alla dottoressa De Rosa, ha anche avanzato una tesi che in parte mette in discussione la relazione stessa. I risultati ottenuti dal materiale rinvenuto all'interno di alcuni contenitori come bidoni di plastica e di ferro, secondo la difesa, non possono essere comparati con le tabelle ministeriali.